scelta di andare in giro come inviato speciale nel mondo. Già che io faccio giornalista, vorrei chiedervi a voi una domanda, per farvi una domanda, e sapere quanti di voi dovrebbero o hanno iniziato a fare giornalisti. Sulle mani, voglio vedere. Vedo che ancora il mestiere vi piace, anche se dico subito che non è il mestiere che tutti immaginano e forse così sognano da tanti film del giornalista che va in giro con Taquino o degli alberghi splendidi a intervistare splendide attrici oppure a vedere cose meravigliose. Il mestiere è molto cambiato in questi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni. E oggi diciamo che l'80, forse il 90% dei giornalisti in realtà sta davanti a un computer e elabora materiale che arriva da altri giornalisti che sono fuori. Oggi i giornalisti scrivono gli articoli prendendo molto da internet, prendendo le notizie da grandi giornali internazionali, prendendo anche le immagini dei grandi giornalisti internazionali. E chi lavora con in televisione in gran parte assembla del materiale che arriva da fuori, sulla base delle sue esperienze, delle sue conoscenze lo contestualizza, lo trasforma e poi lo diffonde in modo che sia usufruibile poi dal pubblico. Poi c'è quella piccola parte dei giornalisti, per cui ci sono anch'io, mi considero molto fortunato, che continua ad andare in giro per il mondo. Diciamo che oggi chi fa il mio lavoro deve avere sempre la mente pronta per qualsiasi tipo di partenza, quindi io ho dentro la roba leggera se devo andare in un paese caldo, ma c'ho dentro anche un'altra valigia con i vestivali da pioggia se devo andare in una zona non piovata, una giacca pesante se devo andare in qualche paese freddo, i medicinali che posso sentirmi per un lungo periodo, tutto quello che serve per partire in corsa, perché di solito la chiamata arriva anche in piena notte, ti dicono guarda è successo questo, devi partire subito, quindi tutti i precipiti di corsa dall'aeroporto, cerchi il primo volo disponibile, a volte devi fare dei giri pazzeschi per riuscire ad arrivare al posto giusto, e di solito con me viene un operatore che fa le riprese e si cerca di arrivare il prima possibile nel posto più vicino possibile a dove è successo l'evento. Io seguo molto le zone di guerra, quando parto da una zona di guerra devi prendere una serie di precauzioni, magari dopo vi spiego, e vorrei sentire le vostre domande, le vostre curiosità, sono qua nell'arena per rispondere a voi. Sì. Come mai si occupa di allora, intanto scusami, mi sono dimenticato, voglio dirvi come ho iniziato a fare questo mestiere al volo. Io avevo la passione fin da ragazzino. Ho fatto una delle tante scuole di giornalismo, che secondo me sono un bellissimo modo per entrare in questo mestiere. E poi piano piano, per esempio, il giornalista, con anche altri programmi per i contratti di sostituzione, magari di insieme a maternità, l'ho fatto io, e poi sono funzioni che vengono. Allora, per rispondere alla tua domanda, non è vero che vado sempre come sono già successi anni. Chiaramente il giornalista racconta i fatti e di solito i fatti negativi, perché sono quelli che affliggono più persone, che causano più disperazione, quindi si va a raccontare qualcosa che ha afflitto la gente, quindi di solito se c'è un terremoto tu arrivi dopo, non puoi prevederlo. Però ci sono anche notizie diverse su cui veniamo mandati. Adesso io in questi giorni sono pronto a partire per la Grecia, per esempio, per raccontare che cosa accadrà se la Grecia esce dall'euro. Oppure tutti ci arrivano una guerra già iniziata. Non è sempre così, a volte vai in dei posti e la guerra inizia proprio in quel momento. Non è capitato di seguire la primavera araba, per esempio. Io sono arrivato in Egitto il giorno in cui sono cominciati quei grandi disordini, perché avevamo intuito che stava succedendo qualcosa.
partire, sono partito, sono arrivato nella notte, 5 ore dopo hanno tagliato le linee telefoniche, hanno tagliato internet e è iniziata quella che poi è stata una vera e propria rivoluzione che è durata 17 giorni, quindi io per quei 17 giorni ero in piazza con la gente a seguire quello che accadeva, non quindi le conseguenze. È chiaro che la notizia tu non puoi prevederla, quindi devi aspettare che accada, a volte puoi intuire che sta per succedere qualcosa. Sì, beh, io ho seguito anche tante cronache italiane, quindi bene, adesso mi viene in mente alluvioni tantissime, ho seguito l'eruzione energetica quando mi sono i paesi, ho seguito anche tematiche ambientali, quindi vedi tu, per esempio, tutta quella che è stata la scena dei rifiuti in Campania, bravo, anche se lì poi è diventato da un problema ambientale anche un problema di ambiente. E a volte è successo di recente.
siriano che commentava dei video per la CNN, lui diceva di essere in Siria, aveva tutta una serie di spari, rumori, eccetera, eccetera, si è scoperto che era tutto e che quelle immagini erano modificate, manipolate, e quindi è sempre meglio, anche voi quando vedete le notizie da tre giornali, dovete sempre capire se c'è qualcuno che è andato e va a raccontare per girare quelle immagini che poi hanno visto. Quindi cercare sempre di capire qual è la fonte da cui proviene questa foto, perché bisogna sempre dubitare. Di solito è sempre prima
andare a fare fotografie per loro in alcuni paesi dove difficilmente potrei andare da solo, no? E quindi ho passato tante delle mie vacanze lavorando con le organizzazioni internazionali a cui io poi donavo le fotografie per le loro campagne promozionali, per i loro siti, per i loro giornali. Vorrei altre domande a voi. Grossa difficoltà se tu vai a parlare
di giornalismo automaticamente entri nel mondo del lavoro. Da noi questa cosa è iniziata da pochi anni, ci sono ormai le facoltà di giornalismo, le scuole di giornalismo, probabilmente nei prossimi anni proprio il giornalista avrà un'altra funzione, cioè sovraintenderà la categoria e ci si comporti correttamente e sanzionerà chi si comporta male, ma non avrà più senso probabilmente fare un esame di Stato e dare una testata. Comunque oggi chi vuole scrivere grazie a internet, dai blog, eccetera, eccetera, non deve essere giornalista col patentino. C'è la grande libertà e penso che questa sia la parte giusta, la strada giusta di questo mestiere. Però c'è la strada più taglio, nel senso, io scrivo un articolo su internet e va bene, c'è informazione libera, però dall'altro lato io non ho una, cioè io che vado ad leggere la mia, non ho una posizione, come diceva lei, che fa più una parola piuttosto che un'altra. Cioè se non ci sono dei filtri, non c'è. Infatti questo è il grande problema del citizen journalism, quello che si chiama così, cioè che tutti fanno i giornalisti. Tu non hai nessuna garanzia di qualità, no? Chi ti dice che quella persona ti sta raccontando la verità? Allora, uno, bisogna affidarsi a chi fa questo mestiere, che ci abbia una sua credibilità, il problema è proprio quello di credibilità, no? O la singola persona o la testata. Io vado a vedere le notizie sul sito di Repubblica perché mi fido di Repubblica. Oppure su New York Times perché voglio vedere come la pensano per il New York Times, come scrivono i giornalisti del New York Times. E è chiaro che un giornalista usa una metodologia giornalistica, quindi analizza, controlla, verifica quelle informazioni. Molto spesso su internet troviamo di tutto e di più, però per fortuna è lo stesso internet che poi altri blog spesso vanno a scoperchiare le bufale, a smentire quello che hanno scritto altri. Ci sono stati tanti casi di finti blogger, finte notizie, che sono state smascherate da altri blogger. Ci sono proprio alcuni che di professore fanno la verifica di quello che è scritto da altri, per fortuna. E spesso queste persone segnalano anche gli errori dei giornalisti, perché capita che sbagliamo, capita che a volte non capiamo le funzioni, non possiamo conoscere tutto. E quindi si è aperto, grazie a internet, anche un grosso dialogo che aiuta. Sono le segnalazioni che vengono poi dai nostri lettori o ascoltatori e ti dicono: no, guarda che la storia può essere più interessante se presa da quello spunto, allora ti apre un'altra prospettiva. E è un rapporto diverso. Scusate, mi ha sentito un po' strano. Allora vedo 1, 2, 3. Prima lei. Guarda, purtroppo mi è successo più volte, perché quando sei in questi posti ti succede quello che poi racconti, no? Mi è successo che mi hanno sparato, mi è successo che sono stato sotto il tiro di granate, mi è successo che hanno cercato proprio di prendere i giornalisti, per esempio in Egitto, con i coltelli, cercavano di attaccarci, siamo rimasti chiusi assediati nell'albergo. Mi è successo tante volte di trovarmi sotto bombardamenti e quindi di avere anche paura. È naturale che abbia paura e in queste situazioni uno si protegge come? Cercando di avere il maggior numero di informazioni possibili, quindi sapere in quali zone non bisogna andare perché sono ostili, in quali zone ci sono le mine, per esempio, dove stanno sparando, e il giornalista deve cercare di stare un passo indietro, non andare mai a rischiare la vita tua e dell'operatore. L'importante è informarsi il più possibile e muoversi con prudenza ed esperienza. Io purtroppo ho perso un'amica in una di queste situazioni, che è Maria Grazia Cutugli del Corriere della Sera, che era con me in Afghanistan. Io sono andato avanti, lei ha aspettato alcuni giorni, poi ad un posto di blocco l'hanno tirata giù dalla macchina e uccisa insieme ad altri colleghi. Quando è successa questa cosa, io ovviamente mi trovavo a Kabul, sono stato malissimo, ho avuto veramente un crollo di emozioni, di disperazione, e mi hanno detto: mai più, non verrò più in zona di guerra perché non ne vale la pena. Poi sono rimasto 2 mesi a Kabul, ho continuato a raccontare quello che vedevo. Credo che qualcuno debba fare questa parte di lavoro. E poi alla fine ho detto: no, questo è in fondo il mio mestiere, è giusto che qualcuno venga a raccontare i drammi
i combattimenti, chi lì,